mi hai scoperto, ma anche io ho scoperto te, Timbuktu. Non sei un eroe, sei un impostore. E che cosa pensi di fare? Andrai a dire a tutto il Giappone che sono sempre io a controllare il drago? Sì, è ovvio. Certo, sai, è esattamente quello che farebbe un eroe se riuscisse a sopravvivere a me. Fallo pure, sparami! Fa vedere a tutti i cittadini che non sei l'eroe che dici di essere! Era lui a ordinare a quel dragone di attaccare la vostra città! Finge di proteggervi solo per passare da eroe ai vostri occhi! Bugie! È stato un ragazzino a risvegliare il drago! Proprio così! Lui si stava nascondendo in una caverna come un subdolo goblin! Ecco! Il motivo per cui nessuno l'aveva visto prima. Già, ecco perché! Questo non ha alcun senso! Quel drago era già qui prima che io venissi in Giappone! È giusto! Ah, ecco! Bugiardo, ti lancio un petardo! Ma che hai, 10 anni? Non hai ciò che serve per essere un vero eroe e lo sai benissimo! Oh. Fa silenzio! Voi mi credete ancora, vero? No, no, no! Qui ero io l'eroe! Dovevi solamente lasciarmi in pace e tutto sarebbe andato liscio! Ma no! Dovevi rovinarmi la festa! Mamma, mamma! Bugiardo, bugiardo, ti lancio un petardo! Prendite, lo lancio! I miei lanciarazzi! Gli eroi non sparano alle persone, Timbuktu! Beh, un'altra cosa che non fanno gli eroi è combattere senza rinforzi! Ah, il cibo era un po' piccante, ma... torno fra un attimo. Ok, ma sbrigati! Forse ho un piano per risolvere il problema del drago! Ciao, Gwen! Addio, Gwen! Meglio improvvisare! Non ti conviene mangiarmi! Provoco fastidiosi brucioni di stomaco! Smettila di perdere tempo, drago volante! Usa il tuo soffio! Non su di me! Siete solo dei moscerini ingrati! Eppure vi ho salvato la vita moltissime volte! Sì, ma da una situazione che hai creato tu! Causare problemi per poi risolverli è orribile! Ben, guarda! Perché il drago non ti sta attaccando? È distratto! Penso che il motivo potrebbe essere il calore! Oh, andiamo! Sei riuscito di nuovo a rovinare tutto! Pazzesco! Questa storia del dragone è un imbroglio! Siamo entrambi d'accordo sul non essere d'accordo, ma ora mi congedo con queste parole di addio. Pilota automatico! Pilota automatico? Per cosa? Ma perché faccio domande stupide? Fate i bravi, ragazzi! Oh, accidenti! Ben! Il drago è attratto dal calore estremo! Calore estremo? Ma sono io! Questo spiega perché non mi lascia stare! Ma magari hai scoperto qualche altra cosa, cugina! Come fai, Timbuktu, a controllarlo? Sul collo ha un dispositivo! Liberatene e forse si calmerà! In queste cose sono un vero fenomeno! Adesso è tutto sistemato! O forse no! Ecco, ora mi sembra più arrabbiato! Quel sito sui draghi ha altre idee? La musica doma la bestia selvaggia? Deve andare in letargo! Sei seria? È mezzogiorno! Pensa, pensa, pensa! Cosa mi invento per farlo addormentare con tutta questa luce? Magari puoi portarlo in qualche posto senza luce! Ah, la caverna! Grazie, Gwen! Io lo attiro di nuovo nella caverna! Tu occupati della musica! Della musica? Ma come faccio? Giusto, internet! Piace il calore? Ne ho in abbondanza! Ah! Sì, sono io! Vieni a prendermi! Qui, piccolo, piccola, quello che è... Oh, cielo! Fammi solo riprendere fiato. L'ho ripreso. Il posto deve essere caldo e accogliente. Adatto a un drago! Accomodati! Credici di smettere di spaccare tutto e riposarti per un po'? Oh, che carino! Forse non ti serve la musica per... Ma se insisti! Però non sono un grande cantante, speriamo bene. Ti prego, no! Vuoi davvero cantare? Salvavo il Giappone mentre ti aspettavo! Ci penso io.